Antoni, che è morto questa notte, il 18 gennaio del 2020, era nato a Piacenza nel 1938. Negli anni 60 aveva cominciato a pensare quella che poi sarà la sua associazione che fonderà Alleanza Cattolica, perché mancava in quel contesto una realtà associativa nel mondo cattolico che tenesse insieme la fede e la vita. La fede e la vita anche nella sua espressione pubblica, quindi nella cultura politica. E Alleanza Cattolica nasce con queste caratteristiche, quella di fare un apostolato culturale che usi la dottrina sociale della Chiesa in vista della ricostruzione di una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, secondo le parole di San Giovanni Paolo II, cioè una civiltà ispirata al Vangelo, una società cristiana. Ecco, Alleanza Cattolica nasce negli anni 60, in particolare nel clima della rivoluzione culturale del 68, e da allora si sviluppa su tutto il territorio nazionale e ha sempre avuto in Giovanni Cantoni il punto di riferimento, non soltanto dal punto di vista intellettuale, ma anche dal punto di vista operativo. Giovanni Cantoni fonda nel 1973 Cristianità, che oggi è uscita con il suo 400° numero. Attraverso questa rivista l'associazione comunica per 46 anni a tutti i suoi soci, a tutti i suoi militanti, a tutti i suoi amici, le linee direttive, le prospettive culturali del proprio apostolato. Lascia un grande vuoto, certamente, ma siamo certi che dall'alto, dove ha trovato tanti amici di Alleanza che ci hanno preceduto, continuerà ad aiutarci accanto al Signore della storia e accanto alla Vergine Maria, la Madonna di Fatima, a cui Giovanni Cantoni è stato legato e servitore costante e fedele per tutta la sua vita.